Partiamo da domenica. Che cosa è successo in occasione del primo gol della Pianese? Ah, purtroppo è stata una disattenzione nostra, perché abbiamo fatto una dormita su un retropassaggio, però sono cose che capitano. Alla fine comunque siamo riusciti a risolverla, perché con l'unione del gruppo abbiamo lottato fino alla fine e negli ultimi minuti siamo riusciti a trovare il pareggio. Ad inizio campionato sei stato l'unico dei tuoi compagni a sbilanciarsi e a vedere Ravenna lottare per la vetta della classifica. Che cosa ti aveva dato questa sensazione? Perché ho visto sin dall'inizio che comunque il mister aveva formato una buona squadra insieme allo staff. Eravamo un gruppo unito sia dai giovani che dai vecchi e ho pensato subito che potevamo fare grandi cose. All'inizio siamo partiti così così, però comunque dopo un po' di partite abbiamo capito che potevamo chiedersi le nostre forze e infatti adesso siamo a buon punto e continuiamo ad andare avanti così. Domani arriva lo Scandicci, all'andata fu una partita difficile, che tipo di partita ti aspetti domani? Ah, una partita tosta come tutte le altre, perché sappiamo che da qui alla fine quelle poche partite che ci rimangono sono tutte battaglie, tutte partite importanti e dobbiamo affrontare tutto con lo stesso spirito, cerchiamo di fare più punti possibili, però sappiamo che da adesso alla fine sono tutte partite toste e non dobbiamo calare l'attenzione assolutamente. Nell'ultima partita in casa avete avuto al vostro fianco 1200 tifosi a sostenervi. Quanto è realmente importante per un calciatore il supporto dei propri tifosi? Ah, i tifosi sono importantissimi perché ti danno quella spinta in più che un giocatore ha piacere di avere. Appunto, sono il dodicesimo uomo e sentire, quando magari è un momento di difficoltà, sentire centinaia di tifosi che ti urlano addosso, cercano di darti una carica, ti danno proprio quella spinta in più che ti aiuta a fare certe cose e a vincere partite. Infatti dobbiamo dire veramente un grazie immenso ai nostri tifosi.